Dopo i lavori ha riaperto le sue porte ai cittadini e agli ortolani stamattina il mercato coperto di Piazza Garibaldi a Lanciano. Nuovi spazi, nuove postazioni ed un nuovo futuro per i 45 operatori che da oggi sono potuti tornare a casa e per gli altri 20 che potranno tornare a vendere dopo il completamento di tutti i lavori per l'intera struttura. Allora, siamo contentissimi, grazie all'assessore Patrizia Bomba e tutta la struttura dei lavori pubblici e dell'urbanistica che hanno così realizzato questo secondo lotto. E abbiamo aumentato di circa 20 nuovi banchi per dare la possibilità a tutti i nostri ortolani, non solo di Lanciano ma anche del territorio, di venire in questo luogo. Questo è un luogo simbolo di una tradizione agroalimentare su cui noi puntiamo tantissimo. Le vicende le conoscete, sono state lunghissime, difficoltose, complicate, ma siamo riusciti a recuperare questo spazio. Il prossimo passaggio è di terminare la parte anteriore e quindi ridare la completezza dello spazio. Questo spazio diventerà un luogo di incontro, un crocevia tra le attività alimentari e agricole, e quindi passeremo a un'operazione che non è solo quella della vendita, ma anche della promozione, dell'incontro e dell'accoglienza. Faccio un esempio: i weekend del vino novello o i weekend dell'olio novello, e quindi in questa tradizione puoi fare qui conferenze, incontri, degustazioni serali, soprattutto nel weekend, anche del territorio, no? Faccio un esempio: il tartufo di Quadri e dell'Alto Sangro, il miele di Roccascalegna, di Tornareccio, quindi qui possono avere settimanalmente, periodicamente, un luogo di incontro, soprattutto in inverno, quando ovviamente c'è necessità degli spazi chiusi. E quindi questo vorremmo gestirlo noi come comune, ma soprattutto coinvolgendo i nostri ortolani.